Tartus, con il contributo delle province di Catania, Ragusa e Siracusa, e che si tiene nelle nuove città del Val di Noto, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e che annovera, oltre alla nostra, le altre 8, e cioè Catania, Militello, Modica, Noto, Palazzolo, Ragusa, Scicli, Siracusa, in cui si terranno naturalmente concerti simili al nostro. L'appuntamento di questa sera con l'estro armonico rappresenta un omaggio alla musica italiana degli archi dell'ensemble Archimedi con musiche di Rinaldo. Mi preme ringraziare il professor Antonio Marcellino, direttore artistico del festival, che tanto magistralmente porta avanti questo progetto, che è una vera occasione per rilanciare il nostro modello di sviluppo, che non può che essere fatto se non di cultura e di turismo. Voglio chiudere annunciando che la nostra amministrazione, con i beni culturali in testa, si sta cercando di muovere nella promozione di eventi che possano facilitare uno sviluppo turistico della nostra città. Addirittura, se la sorte ce ne darà la possibilità, stiamo cercando addirittura di organizzare una mostra dedicata a Picasso, alle ceramiche di Picasso, per il periodo di Natale. Ringrazio ancora il maestro Marcellino, tutti voi, e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Chi mi conosce sa che io non parlo mai in un certo genere di animazione, però questa sera è una serata molto particolare. Ringrazio veramente questa città che da sempre, dal 2005, ha accolto sia in maniera istituzionale, vedo atto al vice sindaco, al dottor Ramburda, ma soprattutto a tutta la macchina di oggi che si è mossa in un momento molto difficile. Un'ora prima dello spettacolo abbiamo avuto un incapo, un circuito molto serio e nei 5-20 minuti sia l'amministrazione, sia l'ENI, sia il collaboratore nostro, del vostro, anzi del comune. Insomma, io sono molto contento che quando c'è una squadra che funziona anche nei momenti di... avevamo il piano A, il piano B, anche il piano C. Ecco, questo... ho preso il microfono non per questo, soprattutto perché i ragazzi che l'ensemble, ma io mi associo particolarmente con molto affetto, dedicheranno questo concerto a un loro carissimo amico violinista, anzi violinista scomparso di recente, che è Lucio Messina, a cui personalmente non voglio aggiungere nulla, è una carissima collega che purtroppo non è più con noi, il concerto è dedicato proprio a lui. Grazie ancora, buon ascolto.
Thank you.